numero di carte di dorso è uguale al numero di carte di faccia in questo caso. Ciao ragazzi, eccoci un altro video sulla magia di Bob Hammer, sì. In questo caso magari approfondiamo un po' di più l'aspetto matematico, sì, della magia di Bob Hammer. Sì. La cosa curiosa appunto che c'è questa applicazione dei colori che non è applicata con i colori che Hammer fa per creare un effetto che dal mio punto di vista è molto, anche questo, totalmente incomprensibile, nel quale io do un mazzo allo spettatore e scrivo una previsione. La previsione posso scriverla a vista, okay, o posso scriverla e rivelarla dopo. La cosa interessante è che a ogni performance posso cambiare la previsione, che non è standard, okay, no? Quindi supponiamo che abbia scritto qualcosa, sì, che in realtà userò le carte per farlo vedere. Quello che ti chiedo, io mi giro e fai due mazzettini, senza contare, fai due mazzettini sul tavolo, non tanto grandi e non per forza con lo stesso numero di carte. Ah, ok, quindi faccio un po' così a vista. Sì, non enormi. Ma no, va bene. Ok? Sì. Ora, da uno dei due mazzettini gira un po' di carte faccia in alto. A caso? Devi sapere quante. Ok. E le mescoli col mazzettino. Faccio vedere in camera. Sì. Ok. Ok. Adesso nell'altro mazzetto, sì, giri faccia in alto lo stesso numero di carte che è girato nel primo. Mazzetto giro, ok. E anche quelle le mescoli all'interno di quel mazzetto. Sì. Poi uno dei due mazzetti, sostanzialmente centralizzi il mazzo, cioè uno dei due mazzetti lo metti sopra, l'altro sotto. Esatto. Voilà. Squadra bene? Sì. Mi giro? Sì. Sei d'accordo che non posso sapere niente? Né con quante carte sei partito, né quante ne hai girate e neanche dove si trovano. Niente. Però prima ho fatto una previsione. Ora, senza guardare, cercherò di entrare in quella previsione. Vado molto veloce. Okay. Quindi tu adesso stai aggiustando il mazzo per farlo coincidere. Ok. Che ovviamente credo, se non sai con quante... E non so nulla, e non ho neanche detto cosa dovrò fare. Infatti. L'idea è che io lì ho predetto quante carte ci sarebbero state alla fine faccia in alto. Ok. Quindi io ho aggiunto o tolto a quelle che tu hai girato il numero necessario per entrare nella mia previsione. La prima previsione... Come sapere che quante hai girate? La mia previsione è 22. Ok. Contiamo le carte faccia in alto. Sì. Che sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Miracolo. Secondo me è molto semplice. Lascio a voi o a te la spiegazione del perché funzioni. A me non interessa. E la cosa interessante è appunto che posso cambiare ogni volta la previsione. Non è per forza 22. L'unica cosa fondamentale è che questo numero deve essere più alto delle carte già girate dallo spettatore. Certo. Quindi diciamo che io predico un numero tra il 18 e il 30 e li faccio fare due mazzetti relativamente piccoli, solo per quello. Funziona sempre comunque, no? E l'altra differenza che ho aggiunto io, che non capisco perché Hammer non lo facesse, Hammer fa rimettere solo un mazzetto sopra, fa il gioco, quando tira fuori le carte dal tavolo le mette sull'altro mazzetto che è rimasto sempre lì, che non serve, non ha senso esteticamente. Ah, no. Perché la cosa importante è che uno dei due mazzetti non entri in quello che devo fare io. Ok? Molto semplice, tu fai due mazzetti totalmente a caso, giri X carte che possono essere messe ovunque, supponiamo tre per velocità, nell'altro mazzetto lo stesso numero di carte, veramente disperse, uno dei due lo metti sopra. Ecco, la cosa fondamentale è che quello che viene messo sopra con quello che viene messo sotto deve avere un numero inferiore a quello che io predico. Ok, quindi viene messo uno sopra. Per quello mi chiedo di fare due mazzetti non tanto grandi. Sì, cioè il concetto qual è? Che adesso io dovrò contare 22 carte dalla cima e girarle. Quindi devo andare oltre queste come numero, ma non entrare in queste. Ok. Quindi tu lo metti sopra e sotto. Io sotto il tavolo non faccio altro che contare il numero che ho predetto. Ok. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e le giro. Ok. La cosa che non piace a me è metterle sopra perché sono tutte assieme, quindi le mescolo, diciamo. Sì, butti un po' a caso in mezzo. Non chiedimi perché, ma in automatico si è sistemato. Ok. Infatti, se non ho sbagliato a contare adesso, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Adesso ho sbagliato a contare le 22.
Cioè, non so perché funziona, ma secondo me... Funziona con il 22 o con qualsiasi numero? Con qualsiasi numero, è quello che dicevo prima, no? Okay. Quindi supponiamo che io abbia predetto, che ne so... 29, dai, sì. Facciamolo un po' più alto. Quindi tu ne prendi un po', ne giri anche solo una, uh-huh. Tac, uno sotto, uno sopra, 24, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 20, 21, 22, 23, 24. Ok, ho capito perché. Hai capito perché? È lo stesso concetto dei colori, si autosistema perché il numero di faccia corrisponde a quelle di dorso, no? Sì, sì, perché se tu non gira, immagina di non girare nulla. Esatto. Se lo spettatore non gira niente, si autocompensa. No? Sarebbe semplicemente girare. Cioè, io 9. Annullo quelle che ho girato di faccia che si compensano con quelle sotto. Perfetto. Quindi, ovviamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'era quella, c'è 24. Perfetto, fantastico. Dal mio punto di vista è bellissimo, straordinario. Sì. Non so se tu hai altro da far vedere. Sì, mi è fatto venire in mente anche se in realtà è marginale col lavoro di Hammer, che è l'equalizer shuffle. Esatto. Che è sempre un principio per controllare le carte, come finiscono facce dorsi, sì, dentro un mazzo. La storia è che Aronson crea shuffle board. Lo pubblica in un pamphlet intitolato Shuffle Board. Uh-huh. A Lorraine viene all'orecchio l'effetto, si crea la sua versione e lo pubblica a sua volta senza, okay, sapere che fosse stata pubblicata, okay, quella di Aronson. Okay. Quindi Aronson lo chiama Half e qualcosa Principle. È il vero nome. Ok, spero di ricordarmelo perché è una roba che non faccio da un sacco di tempo. Però l'idea qual è? Che si può partire dal mazzo totalmente mescolato. Vabbè, insomma, mazzo, sì, mescolato come si vuole. Ci sono due mazzetti. Spero di aver fatto giusto. Sì. E quello che succede è che adesso si fanno mescolare le facce dagli spettatori in qualsiasi maniera, si vuole. Adesso io sono partito giusto, ma in realtà ricordandomi non è necessario, sì, esatto, perché io conosco poi la differenza. E qual è l'idea? Che io posso far fare tutto allo spettatore, non toccare niente, e ti posso chiedere da uno dei due, taglia un po' di carte, girale al contrario e mescolale dentro questo. E vai avanti così, da questo poi ne tiri via un po', le giri, le mescoli nell'altro. Vedi che è proprio la procedura di shuffle board? Effettivamente sì. Magari c'è l'errore di una alla fine. Vabbè. Ok. Vabbè, fallo ancora una volta così più o meno sono bilanciati. Ok, quindi adesso, sei d'accordo con me, le carte facce dorso in questi mazzetti è totalmente casuale. Quindi mettili insieme. E adesso io so già che il numero di carte di dorso è uguale al numero di carte di faccia in questo caso. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, più 14, o meno 1 in base alle... 15, 16, esatto. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Ok, non mi ricordo se l'ho già spiegato comunque brevemente come funziona. Grazie Nick, grazie ragazzi per aver seguito anche questo video e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! C'è un'idea interessante di Aronson, lui predirà poi l'esito finale, sì, ma non tocca il mazzo. Dipende anche un po' dal gioco, del tipo di giochi, potrebbe essere anche bassa, credo che sia l'asso di cuori. Yes. Effettivamente.